Volevo parlarvi in questo video brevemente dell'ultimo racconto che ho letto di Turgenev e che si intitola Il Prato di Bez, perché secondo me è un racconto splendido. Sto apprezzando molto l'arte narrativa di questo straordinario scrittore, che forse non è così conosciuto da noi. Cos'ha, secondo me, questo racconto? Intanto è molto originale, no? Perché viene dalle memorie di un cacciatore, no? Che è una raccolta di racconti tutti molto, molto belli, soprattutto tutti molto interessanti, e che vedo che apprezzate anche man mano che li posto sul canale, e questo mi fa piacere. Ma questo in realtà comincia con un tramonto e finisce con un'alba. E in mezzo c'è una notte in cui lui dorme alcune ore e ascolta. E quello che è incredibile, insomma, è la sua capacità di raccontare il paesaggio in tutti i suoi aspetti, il paesaggio della sera, a partire dal cielo, dalle nuvole, dal clima, da quello che si muove intorno a lui. Da quello che è la sua, che è la ripercussione che il paesaggio determina nei suoi affetti, nella sua paura, perché si sta facendo tardi e si sta perdendo, no? Tutti gli sguardi e tutto il modo che ha di dire, che diventa poesia, insomma, a partire dal cielo, dall'alto, dal tramonto, dal sole, per poi scendere verso la collina dove si trova, per poi riuscire a concentrarsi nel fuoco con tutti gli affetti che hanno creato un gruppo di ragazzini che sono lì a sorvegliare i cavalli che pascolano, perché di notte si portano i cavalli a pascolare perché non ci sono le mosche, i tafani che li disturbano, che li molestano. E dove c'è un gruppo di ragazzini molto giovani, dai 7 ai 14 anni, quattro ragazzini, no? E che è in genere la costante poi che si trova nei suoi racconti, è l'incontro, no? In questi racconti lui incontra un personaggio, incontra più personaggi, in questo caso è un gruppo di ragazzini, e in questo incontro lui scopre una realtà, un personaggio, negli aspetti positivi, insomma, negli aspetti migliori che ha questo, cioè nella sua umanità. E poi, tanto per finire la descrizione del racconto nella sua interezza, lui si sveglia e riparte, è l'alba. E quindi il racconto poi termina con la descrizione dell'alba, insomma, no? E con le stesse caratteristiche, un pochino con lo stesso modo narrativo, con la poesia che lui ci mette in questa narrazione di paesaggio che raramente si trova in un libro, insomma, anche degli scrittori più grandi. Parte con una descrizione di paesaggio del tramonto, un tramonto estivo, e finisce con una descrizione di un'alba, di un nuovo giorno in cui lui riprende la via del ritorno perché si era perso. E la parte centrale invece del racconto è un ascolto, perché lui arriva dopo una breve conoscenza, dopo essersi rapidamente presentato con questi ragazzini, lui si mette a dormire, insomma, in disparte, e li lascia all'interno del loro gruppo attorno al fuoco e però ascolta, no? E quindi ha questa capacità di ascoltare e di riferire. E di riferire con una grande comprensione, con una grande tenerezza, diciamo, anche quello che avviene nel dialogo attraverso questi ragazzini, i quali parlano di qualcosa che è la tradizione, diciamo così, l'immaginario russo rispetto ai fatti, tra virgolette, magici della vita, insomma, no? Agli aspetti fiabeschi, alle interpretazioni popolari, insomma, no? Delle figure russe che sono quelle che determinano
l'aspetto magico, l'aspetto non l'interpretazione della realtà che dà il popolo negli aspetti che non si comprendono con la ragione, insomma, no? Quindi i vari personaggi che interpretano la stregoneria, la fiaba popolare, insomma. E quindi come loro la vivono questa realtà, come sono la loro ingenuità, la loro semplicità rispetto a questi aspetti magici, e come loro l'hanno percepita, come l'hanno vissuta direttamente e come anche l'hanno sentita raccontare negli episodi che si raccontano tra di loro. Insomma, ognuno racconta bene o male un episodio, insomma, o lo vive. E quindi in questo racconto si sente tra di loro anche una certa solidarietà, cioè non c'è mai cattiveria, c'è sempre la voglia di dire anche, di aggiungere qualcos'altro rispetto a quello che aveva detto il precedente, e quindi integrare in questa visione, in questo racconto, un po' quello che è il mondo magico, il mondo fiabesco, il mondo della tradizione popolare della Russia, e quindi di rappresentare questa tradizione popolare attraverso la visione ingenua, a volte, insomma, a volte meno, di questo gruppo di ragazzini. Cose che lui, appunto, spesso fa, no, in questi racconti. Quello, c'è sempre un modo di raccontare prima la sua situazione, diciamo, di caccia, il luogo dov'è, cosa stava facendo, e poi l'incontro. E questo incontro con un personaggio è sempre qualcosa da cui emerge una figura positiva, sempre o quasi sempre, almeno per quello che ho letto io, sempre. E quindi, e poi di raccontare questa figura positiva, che a volte poi anche gli si aggancia, insomma, cioè diventa un suo compagno anche di avventure successive. E quindi questa sensibilità umana, questo vedere il buono nella gente, trovare lo spunto narrativo dal buono, dall'umano, dallo scavare negli aspetti migliori delle persone che magari vivono delle realtà disagiate, vivono delle realtà di miseria, ma di trovare il meglio, non il peggio, non l'argomento del conflitto, della cattiveria, della vendetta, così, come spesso ci ha abituato certa letteratura contemporanea, ma di trovare il meglio. E quindi in questo senso Turgenev si legge con... ti dà una grande leggerezza quando lo legge, ti dà un... è quasi consolatorio, ma scrive talmente bene che insomma, che lo si legge con... anche con commozione qualche volta, insomma, è un grande scrittore, anche per questa sua capacità di vedere le cose dal loro lato migliore. Turgenev, e quindi ascoltatelo. Poi questo racconto, insomma, in cui diciamo il momento centrale è quello di questi ragazzini, insomma, no? Di questi ragazzini intorno al fuoco, no? Che prendono spunto dalla notte, che passano insieme a fare i guardiani di questi cavalli, come loro vivono questa tradizione russa, insomma, come si riflette nei loro cuori, nei loro sentimenti, la tradizione russa. Beh, ho letto recentemente anche altri due racconti che parlano sostanzialmente di questo tema. Uno è un racconto di Bradbury, La sera, e questo racconto di Bradbury invece narra di come si riflette un'angoscia vera, insomma, l'angoscia della possibile perdita, del possibile incidente accaduto al fratello in un ragazzino di 8 anni, e quindi l'ansia della madre e per il timore che a questo fratello sia successo qualcosa, no? E quindi come a questa età viene elaborata o non viene elaborata purtroppo l'angoscia, insomma, ma si vive di riflesso
di come questa si esprime nel mondo dell'adulto, di quello che si sente, che sente il ragazzino nel mondo dell'adulto, e quindi nelle fantasie, nell'immaginario che si crea, nello sviluppo di quella che sarà poi un qualcosa che rimarrà anche da grande, insomma, no? Cioè si passa dal momento in cui l'immaginario è più ricco e più vario di cose belle che devono succedere nella vita, e invece si comincia a realizzare l'immaginario della morte, delle cose più dell'ansia, dell'angoscia, della paura, di quelle cose che poi rimarranno presenti nella vita adulta. Insomma, è il primo passaggio dalla percezione, diciamo, infantile a una percezione più matura della vita, che si realizza in questo ragazzino. E un altro, sempre, che parla delle fantasie in un giovane che poi diventerà vecchio, che poi ricorderà da vecchio, insomma, così, è un racconto invece della O'Connor, di Flannery O'Connor, Le Linze. E anche in questo sarà l'immaginario che viene attribuito all'animale, insomma, la capacità aggressiva, la possibilità di questo animale di penetrare in casa e di sbranare, e quindi come viene vissuto da questo ragazzino che poi diventerà invece vecchio e che lo racconterà da vecchio. Due racconti interessanti su questo tema, insomma, su questo tema di come l'infanzia o la giovinezza vive e passa al mondo adulto attraverso la percezione del pericolo, elaborando a modo proprio l'angoscia, no? L'angoscia, la paura, che poi diventa anche angoscia di quello che potrebbe succedere anche nell'immaginario, di come vive di riflesso la paura che vede negli adulti, insomma, no? Il pericolo che vede rappresentato nel modo come gli adulti si approcciano al pericolo. Ma insomma, sono due racconti che sono interessanti per avere un riflettore puntato anche sul mondo dell'infanzia, e sul mondo dell'infanzia che si rapporta con il mondo adulto. Quindi li posterò tra poco. Ecco, un problema che io ho nel mio canale è che ho troppa cosa da postare e faccio fatica a postarla, perché so che se posto più di uno o due racconti al giorno è difficile che vengano ascoltati, valorizzati, insomma, c'è bisogno di tempo. E io in questo modo sto accumulando tanto materiale, e questo materiale devo aspettare un po' alla volta per poterlo mettere in circolazione. Allora, io ho creato anche un altro canale, voi lo sapete, questo canale che si chiama Fiabescamente, diciamo, dovrebbe essere dedicato fondamentalmente alle fiabe, insomma, al mondo dell'infanzia. Sta di fatto che sto anche postando su questo canale altre cose. Ho voluto mettere anche delle letture fatte da un'altra voce, in modo da darvi anche l'opportunità di ascoltare non solo la mia voce, insomma, di ascoltare anche qualcun altro che è un bravo narratore, insomma, racconta queste storie in una radio locale. Gli ho chiesto l'autorizzazione di postare questi racconti anche nel mio canale, visto che lui li mette in streaming su questa radio locale, mette in streaming le sue trasmissioni. Oltre a questo, come dire, poi ci sarebbe la necessità di mettere anche altre cose, perché lo spazio nel mio canale principale, diciamo così, è quello che è, accumula sempre di più materiale, quindi più materiale si accumula e più diventa dispersivo. Sta di fatto che succede anche qui quello che succede un po' dappertutto, no? Se io posto una cosa nel canale principale, so che il giorno dopo magari sarà vista
mettiamo da 100 persone. Se io la posto sull'altro canale, invece sarà vista da 10 persone. Magari fra un mese ci saranno 1000 persone che hanno visto quella cosa nel mio canale principale e resteranno 20 o 30 persone che l'avranno vista nel mio canale secondario. Allora, a questo punto, se devo fare il lavoro per fare un video, dico, è meglio che lo vedano più persone, insomma, come tutti quanti, no? Ci aspettiamo di avere più visualizzazioni. E quindi poi alla fine sono portato a postarlo sul canale principale. E questo, diciamo così, mi limita, nel senso che continuo ad accumulare materiale, perché sempre meno posto nel canale secondario e sempre più sono tentato di postare nel canale principale, perché so che più gente lì lo troverà e lo andrà a vedere. Se voi vi iscriveste di più anche nel canale secondario e riuscissi ad ottenere, non dico le stesse visualizzazioni, ma delle visualizzazioni comparabili nel canale principale e nel canale secondario, gran parte di questo materiale lo potrai anche postare nel canale secondario, in modo da darvi anche un'opportunità di scelta, insomma, cioè terrai meno immagazzinato per conto mio materiale ancora non utilizzato e lo potrai mettere comunque a disposizione così. Finché questo non succede, io continuo a fare questo lavoro, insomma, e quindi sono, non so, adesso in questo momento ho qualcosa come 150 video lì che aspettano di essere postati, più quelli che di volta in volta leggo e che magari di volta in volta sono stimolato a mettere subito in circolazione perché magari mi sono piaciuti di più o perché è un po' l'entusiasmo della cosa recente. Allora, io vi inviterei, insomma, per quanto possibile, a iscrivervi anche nell'altro mio canale che si chiama Fiabescamente. Ripeto, c'è una playlist abbastanza ricca dedicata alle fiabe per ragazzi e questa cercherò di arricchirla anche progressivamente. Ci sono anche miti che cercherò di leggere, miti dedicati soprattutto ai bambini, quindi letti in maniera sintetica per essere comprensibili dall'infanzia. Quello è un canale che vorrebbe essere rivolto soprattutto all'infanzia. Però ci sono anche tante storie e racconti che vorrei avere un luogo per postare. Un altro canale dove troverete qualcosa, anzi troverete soltanto roba mia, si chiama Passeggiate Letterarie. In questo momento trovate Buzzati, trovate tanti racconti di Buzzati, non trovate inserzioni pubblicitarie perché non è monetizzato, ma se volete arricchire la vostra, come dire, la conoscenza di Buzzati con ulteriori racconti, oltre a quelli che trovate nel mio canale principale, potete andare in questo canale che si chiama Passeggiate Letterarie, ne troverete oltre 100, ma magari verranno implementate nel tempo. Ecco, poi stiamo a vedere, insomma, no? Stiamo a vedere cosa succede, qual è il vostro interesse, perché di volta in volta, insomma, mi comporterò anch'io di conseguenza, secondo di dove voi andate a vedere, di cosa vi interessa, perché anche quello che io posto poi in qualche modo è condizionato dal vostro interesse. Se vedo che un racconto, che un autore non vi interessa, non raccoglie simpatie, diciamo così, è inutile che prosegua nelle letture di quell'autore. Se invece vedo che succede il contrario, che avete interesse per questo autore, allora io continuo. Voi sapete che di molti autori ho anche letto, anche di racconti, ho anche letto gran parte dei loro racconti, di alcuni anche ho letto quasi tutti i racconti, almeno quelli che sono riusciti a trovare. Così anche di Buzzati, insomma, vorrei fare l'opera omnia, che ho già quasi fatto in realtà. Mi manca anche di postarla, perché appunto devo trovare lo spazio di volta in volta per postarlo. Come sapete non metto, avevo provato, ma a differenza di altri canali, non metto
pubblicità all'interno del video, per una mia scelta ovviamente, e anche perché non mi piace interrompere un racconto, insomma, mi dà molto fastidio quando per esempio un concerto viene interrotto sul più bello da un inserto pubblicitario che non c'entra niente con quel concerto, insomma, la musica è una cosa che va ascoltata dall'inizio alla fine, non va interrotta a metà, insomma. E così secondo me anche una narrazione, non metto inserzioni pubblicitarie nel mezzo dei video. Questo non è molto redditizio dal punto di vista economico, se si vuole ragionare dal punto di vista economico, ma non mi interessa niente, perché non è quello l'obiettivo o lo scopo primario che mi propongo, insomma. Ringrazio poi chi ha voluto, chi ogni tanto fa una donazione secondo quel che può a questo canale. È il modo, voi sapete, come ormai tutti, insomma, no? Fanno per poter continuare a fare quello che fanno, insomma, è il modo per essere accessibili gratuitamente, insomma, no? O lo fai con la pubblicità o lo fai con qualche donazione, perché in realtà, insomma, dei costi li devi sostenere per poter fare questo. I libri costano, tante cose, insomma, hanno, l'attrezzatura costa, la connessione costa, insomma, tante cose hanno il loro costo. È giusto mettere a disposizione il proprio tempo, lo dico non solo per me, insomma, no, è giusto mettere a disposizione il proprio tempo gratuitamente, è giusto che almeno il materiale d'uso, di consumo, che serve per fare una determinata attività, venga se non altro rimborsato, insomma, no. Quindi io ringrazio chi voglia fare una donazione. Continuo con un ritmo magari meno rapido a mandare delle letture a chi si scrive, delle letture che non sono pubblicate o pubblicate ufficialmente, insomma, no, a chi mi fa una donazione, ma anche a chiunque mi mandi la sua mail, insomma, cioè non faccio distinzione in questo, insomma, non voglio, ecco, mi mette in difficoltà invece se qualcuno mi fa una donazione al di là di quello che si può permettere, cioè chiedo che se qualcuno ha voglia di fare una donazione limitata a quello che si può permettere, cioè a quel caffè a cui può rinunciare senza difficoltà, ecco. Quindi di stare nei limiti delle proprie possibilità, e chi non può non faccia donazioni, insomma, non si senta da questo punto di vista in obbligo, in dovere, insomma, e così. Vuole esprimere una gratitudine per quello che si trova a disposizione, è sufficiente un commento, è sufficiente che mi mandi la mail e che magari mi scriva due righe in una mail, insomma, e se mi manda la mail poi io gli mando anche dell'altro materiale che magari non trova pubblicato. La donazione deve essere una cosa assolutamente libera, spontanea, che non impegni economicamente chi non può, insomma, questo è, altrimenti mi sento io in difficoltà, insomma, mi sento quasi in obbligo. Persiste comunque la mia volontà a non mettere pubblicità in mezzo ai video, anche ai più lunghi, scelta che avevo fatto tempo fa consapevolmente. Troverete anche, e questo cercherò, forse mi sembra un modo che dovrebbe un po' facilitare l'uso del canale, troverete poi alla fine del video, adesso a partire dai video più recenti ho cercato di fare, troverete anche un video consigliato, anche una playlist consigliata, perché essendo complesso l'uso del canale, poi magari se ascoltate un video per esempio di Chekhov, bene, potrete poi alla fine trovare la playlist che contiene magari tutto l'elenco delle letture di Chekhov che ho fatto, no? E quindi lì potrete magari scegliere
un'altra lettura di Chekhov che magari non avreste trovato altrimenti, insomma, potrete scoprire magari delle playlist che non vi capita di vedere o che magari non trovereste nella home del canale. Certe volte faccio fatica a trovarle anch'io nella home del mio canale, certe playlist, perché sono troppe. E quindi questo mi sembra un modo per aiutarvi poi a navigare un po' meglio nel canale. Non vi proporrò altre cose, se non le mie letture che cerco come sempre di fare al meglio. Certo, finché la voce mi assiste, perché magari la voce della sera non è più come quella della mattina, insomma è difficile tenere tanto tempo, parlare per tanto tempo senza che la voce scenda e senza che poi non cambi anche proprio il registro, insomma. Mi accorgo che una volta la sera leggevo molto, adesso mi accorgo che faccio fatica perché la voce non mi assiste, e quindi così, insomma, ma d'altronde l'età è quella che è, insomma, io questo insomma posso avere dall'età, è quello che ho, cerco di metterlo a disposizione volentieri. Sto proseguendo anche con le letture di Pirandello. Ormai credo di aver letto oltre la metà dell'intera opera di Pirandello, un po' alla volta magari, siccome mi piace, mi diverte leggere Pirandello, proseguirò insomma anche da questo punto di vista. Vi ho già detto che c'è un bel sito su Pirandello nel quale potrete andare anche per trovare tutte le letture integrali delle novelle di Pirandello, oltre a tanto bel teatro e tante altre cose, cioè bel teatro nel senso teatro anche fatto da compagnie importanti, insomma, vale la pena di vedere. Ecco, mi fermo qui, vi auguro una buona giornata.